Ciao, sono Martina e sono qui a parlarvi del mood reel. Innanzitutto, che cos'è il mood reel? Come dice il nome stesso, il mood reel è un montaggio che dà il mood, cioè il tono del film che si vuole fare. Si fa generalmente quando si ha il copione, la sceneggiatura di una storia e si vuole dare un senso più specifico del tono. Di solito lo si fa per i finanziatori o per i produttori per far capire dove lo possono collocare a un diverso livello di audience. Spesso io faccio i mood reel per me stessa, anche se so che i finanziatori non ne hanno bisogno, i produttori non ne hanno bisogno, li faccio per capire io e chiarificare con me stessa il tono che voglio dare al film, soprattutto se sto cercando di mischiare dei generi diversi. Di solito un mood reel è tra i 2, tra i 3 e i 5 minuti, 2, 3, 5 minuti. E come si fa? Si fa prendendo scene da film diversi, film già fatti, e montandole insieme. Io preferisco sempre utilizzare scene da più di un film. Quindi inizio scrivendo una lista dei film che sono una referenza per il film che voglio fare e me li guardo interamente e vedo se ci sono delle scene, dei personaggi, dei momenti che possono informare o ispirare o chiarificare la storia che sto cercando di raccontare. Cercare la propria identità, c'è sempre una referenza dietro le storie che si vogliono raccontare, però cercare una propria identità e dare una propria voce alla storia. Spesso i mood reel hanno o una voice fuori campo, un voice over, o delle pagine con dei titoli che intercattano il montaggio. Non rischiare di cercare di perdersi in un messaggio, in un montaggio troppo raffinato o che diventi un'opera d'arte in se stessa. Il mood reel non è un'opera d'arte che deve dare la voce del regista o il ritmo di un montatore. Il mood reel deve dare l'idea del tono del film, quindi è una commedia, è un orrore, è puro film d'arte, parla di ragazzini, è girato tutto con la camera a mano o è girato tutto con la camera statica. Direi che è tutto e vi auguro un buon lavoro. Grazie, ciao. Grazie.